questa è Radio Cantù, io sono Mimmo e sarò con voi fino alle 15 di domani pomeriggio. Sì, perché Sandro DJ è stato colpito dall'influenza e mi ha chiesto di condurre anche il programma della notte. Quindi mettetevi comodi, perché di tempo per stare insieme ne abbiamo parecchio. E partiamo con il primo disco di oggi, Filipponio con Amando. Marco Lanzani, Cantù. Ciao Marco. Ragazzi, mi scusate un attimo, che devo chiamare la mia radio, che Radio Cantù è mia, la palazzina di mio padre. Scusate un attimo, eh. Prego. Rispondi. Radio Cantù, sono Mimmo, chi parla? Sono il tuo capo, il Marco Lanzani. Senti Mimmo, spegni tutto e vai a casa. Lascia la radio spenta fino a lunedì, hai capito? No. Come vuole, signor Lanzani, ma se non gli piace Filipponio posso cambiare. Va bene, ok. Allora, facciamo così, vai avanti, ma ricordati che non voglio sentire Filippone, mai più. Non mi piace. E poi parla dei mobili Ranzani. Ricorda che a chi compra un divano da 30.000 euro, 30.000? Che direi è piuttosto accessibile, no? Regaliamo un pacchetto di Marlboro Light. Regalo. Pronto Angelo? Pronto. Scusatemi, ma cioè, avere i soldi non è facile. No, non è proprio facile. È una vita di merda, veramente. Insomma, gli impegni sono tanti. Ogni tanto invidio chi non ha niente. Certo. Ci penso spesso, di notte quando spengo la mia bajur che ho pagato 6.000 euro. Ad esempio, io che ho i soldi, no? Sì. Devo essere sempre vestito di Richmond o di Gucci o di Dior o di letto, o di Dolce & Gabbana. Uno che fa il parcheggiatore si può vestire anche con un sacco di juta che non lo caga nessuno. Può essere vero. Pensa che quando vado a trovare i miei, se non ho i jeans di Richmond, mia madre non mi apre neanche il cancello. È un po' esagerata la mamma. Mi guarda il video citofono, mi manda il cane. Addirittura. È un po' esagerato. È un bel po' esagerato. Va bene. Ok. Una volta mia madre, quando ero piccolo, questa è una cosa che mi ha un po' anche traumatizzato. Certo. Mi ha mandato via di casa perché mi sono seduto a pranzo senza il roller. Non si fa. Mi ricordo benissimo, avevo il mini Daytona. Certo. Ma come il mini? A 6 anni avevo il mini Daytona. E quella notte ho dormito nel bosco di Carimate e sentivo i lupi, guarda. Certo. Una storia tristissima. Mi squilla il cellulare la linea 2, mi scusate, sono con la metro di Milano, io ho 3 linee. C'è anche la terza. Non mi lascia mai in pace, ho 20 minuti libero e poi mi richiama. Il Ranzani non può stare in galera per la donna, sono un po' stufo del rapporto, pronto? Amore. Mia mamma per stasera ha fatto il tortino di patate, ti va se andiamo a cena da lei? Va bene. Senti, sì. Cosa gli prendo di regalo? Una tovaglia di Gucci? Insomma. Ma che tovaglia di Gucci? Prendi una tovaglia di carta nel mercato, che no, non capisce un cazzo di moda. Ma come? Se fosse per tua madre ti avrei già lasciato. È gente troppo povera per il livello Ranzani, capito? Sì, ma Marco, cos'è sta novità? Se non ti va bene mia madre, non mi vai bene neanche tu a me. Te lo dico, puoi andare proprio a casa. Va bene. Ok. Senti Anna, è arrivato il momento di lasciarsi. No, ragazzi. Hai visto? Anche al Grande Fratello il tipo ha trovato un'altra donna dentro la casa. Cioè la gente a Cantù si aspetta che il Ranzani sia pieno di figa, non si aspetta che vada a mangiare il tortino salato da tua madre. Ma cosa vuol dire? La gente parla, la gente controlla, la gente ha le telecamere, tua madre in sala, ancora le sedie intrecciate. Io quando mi siedo mi vergogno come un cane, va bene? Sei un pezzo di merda, Marco. No. Spero che ti fallisce la ditta, che vai in mezzo a una strada. A parte che continui a sbagliare i verbi. Va bene. Anna, è finita. La prossima fidanzata di Ranzani dovrà minimo essere figlia del cavalier Barilla. Perché tuo padre lavora all'Enel e io quando lo vedo in giro, a Cantù, sul furgoncino, tutto sporco, con i fili in mano, mi vergogno come un cane. Anche questo te lo devo dire, hai capito? Ecco, c'è un'altra telefonata, Un attimo, rimani in attesa, questa è tua madre. Pronto, ciao Marco. A che ora venite che butto dentro il tortino nel forno? Signora, non veniamo più. Il tortino lo può dare al gatto. Il Ranzani mangia solo francese o biologico. Ha capito? Sì, cos'è? Sì. Non va bene il tortino?
Ma ragazzi, ma allora vi faccio su una bella lasagna o la pasta ai ceci? Benissimo. Bastava dirlo. Ma infatti. Mamma, lascia stare, io e il Marco ci siamo lasciati. Marco ha detto che il papà è un barbone perché lavora all'Enel e che gli fanno schifo le tue sedie intrecciate della sala. Manna, ma non vi lasciate, dai, il Marco è così un bel partito. Aspetta un attimo che chiamo il papà. Pronto, ho sentito tutto. Il Marco ha ragione. Io sono un poveraccio e quando sto a chiudere del telefono sono un poveraccio. E mi vergogno come un cane. Marco, se tu ami stare insieme, ti prometto che cambiamo le poltrone di soggiorno e mettiamo le sedie anche di Giorgio Armani. Va bene. Hanno fatto pace. Anna, ti amo. Torniamo insieme. Anch'io ti amo, Marco. Scusami anche per i miei genitori. Sono proprio dei pezzenti barboni poveri. No, no, Marco, se stasera quando viene ti faccio vedere l'orologio che ho comprato. Mi sei preso un Bringens.